Siamo nel post partita di questo Amor Sportiva Larius 2006, 5-1, in compagnia di Cristian Proietto, uno dei protagonisti di questa gara. Dicevamo poc'anzi, è un po' sfortunato perché dall'altra parte hai trovato un bel portiere che se l'è presa poi tra l'altro proprio con te soprattutto. Un gol tra virgolette neanche tanto voluto, però almeno abbiamo sbloccato la partita con quel gol lì, quindi sono contento lo stesso, abbiamo vinto 5-1, l'importante è sempre il risultato di squadra e non il singolo, anche perché poi come si vede magari nel secondo tempo se uno si intestardisce sul gol magari incide anche sulla prestazione. Immagino quindi che abbiate già parlato col mister perché mi diceva proprio questo. Un pochino magari vi siete un po' adagiati forse, perché 2-0 subito, però insomma questa è una squadra importante, si vede che siete una squadra forte, una squadra tosta, tra l'altro miglior difesa del campionato, però dicevamo anche con i vostri dirigenti qualche gol in più non guasterebbe. Con il mister, come vuole lui, puntiamo soprattutto a fare un bel gioco perché puntiamo a continuare negli anni a portare avanti questa società, quindi non bastano i gol e la vittoria, ma comporta molto il gioco di squadra e come si gioca e come si va al gol, quindi c'ha ragione il mister, bisogna incidere di più col gioco di squadra più che col gioco singolo, però siamo contenti lo stesso della gran vittoria. Pensando alle prossime, lo dicevamo col mister, due partite sulla carta magari non di primissimo richiamo, però sia il calcio Nibionno che la JL Futsal hanno dato filo da torcere a tutte le avversarie, quindi vi aspettano due belle partite. Conosco alcuni giocatori del Nibionno, sono giocatori tosti che non mollano e quindi sì, si aspetteranno due belle partite, ma non molliamo e sicuramente potremo fare un buon risultato. Anche perché quelle due là davanti continuano a fare il risultato. Ma al ritorno le aspettiamo, non c'è problema, in casa loro. Ora siamo in compagnia del capitano della formazione ospite, Primo Valerio. Esatto. E con te vorremmo parlare di una partita che probabilmente sulla carta propendeva più in favore dell'Amor. Voi ci avete provato, mi diceva anche vostro presidente che avete discreto numero di defezioni, e secondo te com'è andata? È andata come ve l'aspettavate o magari speravate di fare qualcosina meglio? Allora, come avete visto, ci siamo presentati qui in 7 giocatori perché purtroppo tra infortuni, defezioni varie, i giocatori erano pochi. Personalmente sapevo che avremmo trovato una partita difficile, la partenza è stata difficile, siamo andati sotto 1-0, 2-0, 3-0, però sono contento dei ragazzi della squadra perché da Giudagio siamo tornati in partita, abbiamo fatto il 3-1, sul 3-1 ci abbiamo creduto che sia stati diversi minuti su quel risultato, ci abbiamo provato, poi alla fine la stanchezza è venuta fuori e abbiamo preso gli ultimi due gol, però direi che la prestazione è buona. Logico, si parla sempre di una sconfitta di un 5-1, quindi si fa un po' fatica a dire che è buona. Però per chi ha seguito la partita, per come eravamo messi, personalmente sono soddisfatto. Pensando invece alle prossime sfide, adesso tornate tra le mura amiche, con la speranza ovviamente di risollevare un po' questa classifica che vi vede là in fondo, ma anche perché ci sono state delle partite che magari potevate anche portare a casa, che invece insomma, sono girate un po' male. Classifica, come si suol dire, piange e non poco, perché abbiamo un punto, potevamo averne senz'altro di più perché diverse partite le abbiamo perse negli ultimi minuti e niente, poco da fare, c'è da allenarsi, da lavorare, da lottare in campo perché pur essendo in Serie D si trovano squadre preparate e squadre che in campo ci mettono l'anima e quello dobbiamo farlo anche noi, non sempre lo facciamo, stasera secondo me l'abbiamo fatto e deve servire questa cosa da portare in campo anche le prossime partite. Siamo fiduciosi, soprattutto vogliamo far meglio per rispetto del mister e della società che ci seguono sempre e sono a disposizione. E noi ovviamente vi facciamo i nostri migliori auguri per le prossime partite. Perfetto, grazie.